avendo avuto nella professione dei maestri molto severi e molto attenti, ho imparato da loro la disciplina sul lavoro. Chiaramente questa disciplina poi veniva richiesta anche nella vita privata, perché se, come dovevo fare, studiavo e lavoravo nello stesso tempo, era necessario non perdere tempo, quindi ottimizzare tutto. E ho imparato a fare, appunto, sia nell'ambito professionale che nell'ambito del privato, quindi per quanto riguarda la scuola, tesoro di questi insegnamenti. Molto, sia in positivo che in negativo. Nel senso, alle volte possono avere un influsso positivo, nel senso di aiutare a capire e a percepire meglio l'opera. L'altro, mettendo magari bocca nella distribuzione, non conoscendo, come fa il direttore, a fondo le caratteristiche tecnico-artistiche di ogni attore. Volendo magari cambiare voci, non capendo magari la differenza linguistica della nostra lingua rispetto alla loro, anche poi sui tempi di lavorazione, perché spesso arrivano all'ultimo momento e deve essere tutto fatto presto e bene. E è un ossimoro: presto e bene non si può fare spesse volte, perché vuoi per la disponibilità degli attori, vuoi per la difficoltà del prodotto, vuoi per i tempi di lavorazione, le intonazioni non si avvitano. Gli attori non sono un prodotto deperibile che sta lì pronto sulla bancarella a essere consumato, hanno anche altri impegni. E un adattamento ha bisogno di essere pensato, ha bisogno di essere concepito, ha bisogno di essere appunto adattato. Quindi ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi, senza tralasciare i costi. Spesso vogliono una Ferrari pagandola come una 500 e quindi avvengono queste contraddizioni. Se è vero che l'avvento del digitale ha contratto i tempi di lavorazione, quindi prima con la pellicola c'era un po' più di tempo tra un campionello e l'altro, adesso col digitale i tempi si sono ristretti e quindi questo ha fatto di noi un po' delle macchine. Però è altresì vero che risparmiamo fatica, nel senso che si possono fare solo delle piccole parole anziché rifare tutto l'anello, fare anche delle micro correzioni. È vero è che appunto i tempi di lavorazione si sono contratti e quindi è molto più faticoso. È molto più faticoso anche perché per contrarre i costi vengono fatte soprattutto le colonne separate. Chi fa 3 turni di colonna separata al giorno parla da solo per 9 ore e fa 600 righe. La sera mette la lingua in frigorifero, il cervello in ammollo e quel che resta di lui lo dà alla famiglia. No, voi siete qui per un solo motivo: perché io vi illumini, vi aiuti a innalzarvi, vi porti per mano e vi conduca verso un futuro non più così sconosciuto, perciò restatemi accanto. La qualità paga sempre. Ora, si vedono dei doppiaggi fatti in maniera misera, ma non per colpa... Spesso e volentieri vedo sui blog, sui siti, eccetera, che si dà colpa ai doppiatori, ma il doppiatore attacca il carro dove vuole il padrone. Ritorno al discorso di prima, le intonazioni non si avvitano. Allora, se io la devo vedere una volta sonora e poi inciderla, vederla una volta sonora e poi inciderla, non ho neanche il tempo di sentire come la fa lui, di capire la sua interpretazione, di farla mia e di dare al pubblico, che è il fruitore finale, un prodotto degno di tale nome. Il difetto, se così si può chiamare, è sempre all'origine. Cioè, se il cliente vuole un lavoro fatto bene, lo deve pagare bene. E se no, non siamo macchine, siamo esseri umani. Quindi investire nella qualità va sempre a vantaggio del prodotto e a vantaggio dell'utilizzatore finale, che è il pubblico, il rispetto del pubblico. Viene vissuto con leggerezza anche da alcuni professionisti, perché ritengono di sputare perle e non sputano perle. Quando tu chiedi anche a un professionista di rifarla, ma come, non andava bene? No. Perché, torniamo al discorso, abituati a mettersi un gettone nel sederino e parlare e a farla velocemente perché i tempi di lavorazione sono stretti, se tu cambi l'immagine sullo schermo, quell'intonazione passepartout, che io chiamo doppiaggese, va bene per qualunque cosa, ma non è così. Quell'attore è differente da quell'altro in quell'altra lavorazione perché esprime e dice cose in maniera diversa. Per quanto riguarda i giovani che si approcciano a questo mestiere, ci vuole, come per i professionisti, tanta umiltà e voglia di imparare. Ci vuole tempo, ci vuole predisposizione, ci vuole che chi insegni sappia insegnare, sappia tirare fuori
le qualità che sono in questi allievi, che dovrebbero essere prima selezionati per vedere se c'è materiale umano. Non hai la sfera di cristallo, non puoi prevedere se alla fine avrà un risultato positivo o negativo, però ti accorgi, perché un professionista serio se ne accorge, se la persona in questione ha un materiale umano, emozionale, intellettivo per potersi approcciare a questo lavoro. Dopodiché il resto ce lo dirà solamente l'azione sul campo. Però io trovo che alla base di tutto ci debba essere serietà e umiltà da parte di tutti. Succederanno due cose nei prossimi 90 secondi. Come ha detto? La prima, quel telefono squillerà. La seconda, avrà lei le manette ai polsi mentre andrà in prigione. È un attore che conosco profondamente ed è un attore che tenta sempre strade nuove. Al di là del fatto che ultimamente abbia fatto più che altro action movie, io mi auguro per lui che voglia tornare a film con storie, perché a 56 anni deve guardare oltre, anche perché ha dimostrato con i film di storie, vedi Nato il 4 luglio, Ultimo Samurai, Magnolia, che è un attore a tutto tondo. Cioè lui ha cambiato 3.000 personaggi sfidando se stesso e sfidando il mondo dell'arte. Lasciamo stare che è sempre stato penalizzato per il fatto che è di Scientology, ma è un bravo attore e merita delle storie vere con le quali cimentarsi, perché ha dato prova di questo. E per me è sempre una sfida andare appresso ai miei attori, non solo a lui, perché ritengo che si possa sempre e si debba sempre imparare. Ah, semplicissimo, fai quello che fa lui. È la base del doppiaggio. Di un buon doppiaggio. Può darsi che i miei metodi non ti piacciono, ma ora ti mostro quello che sarai capace di fare se mi darai retta. Assolutamente, come ti dicevo prima, è la base. Cioè, Bryan Cranston, quando lo facevo appunto in questa serie che hai citato, era un pazzo scatenato. Faticavo come una bestia, ma mi divertivo come una bestia, perché lui mi dava proprio spunto, mi dava il là e io non facevo che seguirlo. Mi è dispiaciuto molto poi in seguito non fare più Bryan Cranston, però ritengo che per i ruoli che ha fatto in seguito, la mia vocalità per quegli ultimi personaggi, soprattutto in quella serie, adesso non mi ricordo quale fosse, Breaking Bad, forse non sarebbe stata adeguata. Come per esempio invece poteva essere adeguata ad altri attori che poi invece lungo il cammino sono stati un po' dispersi da varie società o da vari direttori che hanno scelto altri colleghi o da, appunto, da vari clienti che hanno preferito altre vocalità. Adesso per esempio mi dà molta gioia tornare a rifare Greg Kinnear in House of Cards, che ha preso il posto di Kevin Spacey come coprotagonista della serie, ed è un attore che io amo molto. Anche lui l'ho conosciuto personalmente quando feci Qualcosa è cambiato. Conobbi sia lui che Jack Nicholson, che vennero alla prima. Persone molto carine. Jack Nicholson basso, magro, cosa incredibile all'epoca, e con gli occhiali neri di sera. Un programma. Questo metodo, che io anche applico quando ho la fortuna di insegnare ad alcuni ragazzi, si basa su tutto quello che io ho appreso da quelli più bravi, perché si ruba sempre da quelli più bravi, da quelli che hanno insegnato a me, cioè i vari direttori di doppiaggio, e da quello che fanno appunto gli attori sullo schermo. Cioè c'è tutto un procedimento, c'è tutta una modalità, c'è tutta una metodologia. E questa metodologia è ormai, fa parte di me, per cui la metto in pratica immediatamente. Certo è che più tempo ho a disposizione, migliori sono i risultati, perché anch'io sono un essere umano e quindi, non essendo una macchina, più tempo ho a disposizione e meglio faccio. Fin da quando ero piccolo la gente pensava di avermi inquadrato per via di come parlo. Si sono sempre sbagliati. Per Truman Capote avevano fatto il provino tutti e non riuscivano a trovare la voce giusta. Filippo Ottoni chiamò me, che, come avete potuto vedere, il personaggio era gay, difetti di pronuncia, voce stridula, pieno di sfaccettature, che normalmente è tutto l'opposto dei personaggi che io faccio. Il mio approccio fu il silenzio. Guardai questa scena 7, 8, 9, 10 volte. Cercai proprio di farmelo entrare nello spirito e feci il provino. La incisi, credo, una volta soltanto, la provai muta una volta soltanto. E capii di avercela fatta quando, senza dirmi che avevo vinto il provino, perché Filippo Ottoni poi si doveva confrontare col cliente, mi chiese la mia disponibilità, se ero libero
da quel periodo in poi. Io gli dissi sì, certamente. Vinse il provino. Andai in sala e mi trovai davanti a questo mostro di bravura, di intelligenza artistica, di impegno professionale. Allora chiesi di vedere la prima sequenza per intero per studiare il suo modo, la sua vocalità. Il primo turno facemmo 6 anelli. Pochissimi! Filippo Ottoni non mi mise nessuna premura, non fece alcuna pressione, non mi disse nulla. Secondo turno, 12 anelli, già raddoppiato. Dal terzo turno in poi, ormai era mio, ce l'avevo dentro. E abbiamo cominciato il ritmo normale. Io, prima di ogni anello, facevo un esercizio vocale per portarmi sopra di tonalità. Lui era dentro di me come intenzioni, come difetti di pronuncia, come personaggio, come psicologia. E se potete poi confrontare con la versione originale, la vocalità è assolutamente identica. Oltretutto, il trailer arrivò un mese dopo. Quando andai a farlo, lo feci d'amblè, papapapà, e Filippo Ottoni mi disse: Roberto, pensa che io avevo paura che tu non riuscissi a ritrovare il personaggio. Dico: Filippo, prima di togliersi questo personaggio che mi è dentro, passeranno 2 o 3 mesi. Perché come quando si recita a teatro, come quando si trovano personaggi di spessore a cui devi dare vita, ti rimangono dentro per molto tempo e sono un tesoro che fa parte della tua personalità artistica. E ho vinto anche dei premi per quel doppiaggio che, al di là del valore simbolico del premio, stanno a testimoniare che c'è chi ha gradito l'impegno e la professionalità. È stata la cosa più bella che ho fatto, insieme a Magnoli. Lo stereotipo è falla come viè oppure sbrigati a falla. Non si può. Gli stereotipi sono anche un modo di recitazione standard. Cioè, io quello che dico sempre agli attori, la prima intenzione che vi viene in mente può essere o quella giusta o quella sbagliata. Purché voi mi ridiate quello che fa il personaggio, va bene. Ma siccome spesso e volentieri, proprio abituati a andare veloce, gli attori non si soffermano sulle differenze, sulle sottigliezze interpretative, spesso e volentieri si cade nel banale, si cade nello stereotipo. Ecco dove bisogna stare attenti. Io, per esempio, ho cambiato e cambio e cambierò il mio modo di recitare per stare al passo con i tempi, perché oggi non si recita più come una volta, non si dice più non sono stato io, non sono stato io. Questa è la logica. Si fanno delle appoggiature spesso senza senso, spesso retoriche. Una delle mie massime è: quasi mai si fanno 2 appoggiature nella stessa battuta, perché la musica è sempre la stessa, lo spartito recita diversamente. Bisogna sempre stare al passo coi tempi, ma soprattutto, ripeto, la linea te la dà l'attore, perché l'attore spesso e volentieri è più avanti del doppiatore. Facendo un'attenta analisi, come dicevi tu, con il mio metodo, io dico sempre: c'è una soluzione per ogni cosa. Quando trovo un adattamento non fatto da me, perché io le risolvo a monte le cose, spesso le perfeziono anche in sala, spesso se un attore mi suggerisce una cosa migliore io me la prendo, ma che sono scemo. Spesso l'adattatore è costretto, anche per i tempi o perché mal pagato, a fare le cose in fretta e non si sofferma sulle differenze, non si sofferma sui significati nascosti, e quello è un danno. E quindi cerco di sopperire aiutando il collega nell'interpretazione, come ho detto poc'anzi, evitando lo stereotipo, evitando la banalità, andando appresso all'attore, cercando vie nuove che ci vengono proposte dall'interpretazione originale e nella direzione in generale, appunto, confezionando un prodotto che sia il più possibile corrispondente all'edizione originale. Qual è la morale di Platone? Fare del ciabattino, fare le scarpe bene, non farle e basta. E di conseguenza, qualunque cosa tu ti applichi nella vita a fare, cerca di farla al meglio, dai un senso alla tua professione, alla tua quotidianità, anche ad esempio al tuo essere padre. La cosa più difficile del mondo è essere genitori. Io come padre ho cercato di non fare gli errori che hanno fatto i miei con me. Mi impegno al massimo per fare tutto quello che posso con i miei figli, farò senz'altro degli errori, ma almeno ho provato a fare del mio meglio.
e spero che un giorno me ne daranno merito. Il signorelli mi ha parlato calorosamente del vostro spettacolo in numerose occasioni. Io ho 66 anni, ho cominciato da 5 anni, sono 61 anni che faccio questo lavoro. In genere prima della carriera si dà quando uno sta lì per morire o è molto vecchio. Invece quello era più che altro un premio appunto all'anzianità di servizio, tant'è che appena salì sul palco dissi: oh, io intendo ancora addolorarvi per tanti anni, perché sono ancora giovane mentalmente e vocalmente. È stato un premio che mi ha fatto comunque molto piacere, perché, ripeto, è un riconoscimento alla professionalità. Sale chiuse è soprattutto una richiesta dei clienti per la sicurezza. Sono fissati con la sicurezza, la pirateria, le informazioni che escono, qualcuno che fa dei filmati di quello che può avvenire in sala, e quindi questa è una questione di sicurezza. Per quanto concerne i ragazzi, io consiglio sempre appunto di affrontare tutto con la massima serietà e il massimo impegno e con la massima umiltà. Fare la gavetta è difficile, l'abbiamo fatta tutti, io pure, tutti gli altri. Abbiamo cominciato proprio dai brusii, dalle piccole battute. Ci vuole grande pazienza, grande tenacia e soprattutto aver imparato bene. Avere le classiche doti che vanno mantenute con l'esercizio, perché sennò poi si disperdono tutti i mestieri. Più li fai e meglio vengono. E approcciarsi piano piano chiedendo audizioni laddove ci sono persone disposte ad ascoltare, perché non tutti i direttori sono interessati ad ascoltare voci nuove. Io sì, però anch'io devo avere tempo, modo. Non devo avere il cliente in sala e devo avere anche lo spazio lavorativo per poter ascoltare una persona non 3 secondi ma almeno 10 minuti. Cari amici, roba da doppiatori non è roba da matti, è roba da persone serie, come mi auguro che siate voi nella vostra vita e nel vostro eventuale approcciarvi a questo come a un altro lavoro. E auguro a tutti una vita serena, piena di impegno, piena di soddisfazioni. E ad maiora, per aspera ad astra.